Buongiorno, gentili signore e signori. In studio Massimo Bonella, Pianeta Oggi TV per il notiziario Comando 2000 del fine settimana. Sono le 11.02. Voi naturalmente ci ascoltate direttamente dalle frequenze online di Sars Web Network, ricordo anche televisione, non solamente radio. Iniziamo con la prima notizia in primo piano. Sardegna, migliaia di persone hanno manifestato in Sardegna davanti al poligono di Capo Frasca, dove la settimana scorsa un incendio ha distrutto ettari di macchia. I manifestanti, giunti con ogni mezzo, chiedevano la chiusura dei poligoni in Sardegna, bonifiche a terra e a mare e riconversione economica. Ci sono stati diversi slogan durante la manifestazione, poi la protesta pacifica è praticamente degenerata. Un gruppo di manifestanti ha forzato la recinzione sfondandola ed è entrato all'interno della base lanciando anche pietre. Veniamo a Vasto, presenza di gas nei vasi sanguigni dei tre capodogli morti a Vasto. Il gas potrebbe essere la conseguenza di una riemersione troppo rapida in seguito a un trauma improvviso come quelli provocati dalle attività di trivellazione con tecnica airgun, ovvero bolle di aria sparate in pressione che portano alla formazione di onde riflesse. Lo spiega Vincenzo Olivieri del Centro Studi Cetacei Onlus. L'airgun produce un rumore fortissimo che spaventa e disorienta i capodogli. Proseguiamo con il nostro notiziario, Comando 2000. Abbiamo una notizia, sì, di calcio, ma è di cronaca, che ha dell'incredibile. Dunque, ben 52 DASPO sono stati comminati ad altrettanti tifosi baresi al termine della partita Frosinone-Bari, pareggiata dai padroni di casa al quarto di recupero. Dopo il match, i 1000 tifosi ospiti sono stati fatti defluire dalla polizia, ma alcuni di loro hanno cominciato a lanciare oggetti dai finestrini dei pullman. Gli occupanti dell'ultimo automezzo, bloccato all'ingresso della A1, sono scesi e hanno recinto la rete di recinzione dell'autostrada, creando momenti di panico e disagi al traffico. Pensate. Per loro è scattato il DASPO di gruppo, un poliziotto è rimasto ferito. Dall'estero, video ISIS. Dunque, questo ISIS minaccia i paesi della coalizione voluta da Obama su YouTube. Nel primo, la cui autenticità non è verificabile, si afferma che lo Stato islamico resisterà nonostante i vostri complotti, le armi che preparate e le munizioni che avete immagazzinato. Poi l'appello: individuate gli obiettivi, preparate le autobombe cariche e cinture esplosive per colpire duramente e uccidere. Il secondo, al momento offline, profetizza la guerra contro l'Europa e i cristiani in terra di Siria. Per l'ambasciatore iracheno presso la Santa Sede, anche Papa Francesco sarebbe nel mirino di questo ISIS. E continuiamo a parlare sempre di questo ISIS. Nel video che annuncia la decapitazione di David Hines, l'ISIS minaccia di decapitare anche un altro ostaggio britannico, Alan Henning. Lo riferisce il sito di monitoraggio via Twitter. Scusate, sito via Twitter. David Hines, l'ostaggio britannico decapitato da membri dell'ISIS, aveva 44 anni. Era stato visto vivo l'ultima volta nel filmato che mostrava l'uccisione dell'ostaggio americano Steven Sotloff, che come lui indossava una tuta arancione. Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, che c'è una, diciamo, forte confusione, allora per chiarimenti noi ci fermiamo, cioè nel senso che non vogliamo dare nessuna notizia raccolta dai circuiti internazionali, ma vi rimandiamo, o meglio, vi orientiamo su un sito di una nuova televisione online di Roma, si chiama pandoratv.it, che sta emergendo sempre di più, è molto conosciuta già in tutta Italia e non solo, comunque all'estero. Ho saputo che gli indici di ascolto stanno aumentando in maniera veramente grande. È diretta da Giulietto Chiesa, che proprio ieri lo abbiamo intervistato qui per Pianeta Oggi TV e Sirius Web Network. E dunque, per qualsiasi informazione su quello che sta accadendo nell'Europa dell'Est in Ucraina, vi orientiamo su questo sito che ve lo ricordo, è pandoratv.it.
ora in coda al GR, come ogni domenica mattina, diamo uno sguardo alla prima pagina della testata giornalistica Pineta Oggi TV.net, diretta dal sottoscritto in collaborazione con Sales Web Network. In primo piano abbiamo il settimanale Pineta Oggi Reporter. Da Tramonti di Sotto, siamo in Friuli Venezia Giulia, la festa degli Strumb con la presentazione della scultura di Renzo Bortolussi, che poi è stato intervistato nel corso della manifestazione. Ricordiamo Renzo Bortolussi è anche presidente di una nota associazione, ONLUS, che si chiama Acqua, il sito internet acquainte.it. A seguire poi l'intervista al sindaco Giampaolo Bidoli, all'architetto Giorgio Caregnato, che anche lui insieme a Renzo Bortolussi fa parte dell'associazione Acqua, hanno fondato assieme l'associazione Acqua, ed alcune dichiarazioni poi della cittadinanza presente in piazza, quindi ci sono un po' così delle immagini, si sente un po', si può vedere e sentire un dialogo tra le donne e questi strumbs, perché a detta loro questa è una festa solamente degli uomini e le donne non possono praticamente entrarci. Allora le donne rimangono un po' nella periferia, ecco, di questa manifestazione, e allora ovviamente si scambiano opinioni oppure contestazioni, sempre naturalmente a mo' di scherzo, e fa parte un po' di questa festa degli Scrums. Dunque, al termine, durante la chiusura del settimanale dedicato alla festa a Tramonti, ci sarà anche l'intervista ad un artista musicale che si chiama Michela Franceschina. Naturalmente questo programma va in onda in collaborazione con la rete televisiva terrestre e anche quella in FM stereo radiofonica, che le possiamo ricordare è in TV, Video Telecarnia, Telemare, Gorizia TV, Teleidea di Chiacchino Terme, da dove è poi nato il settimanale vero e proprio Pineta Oggi Report. Inizialmente si chiamava Spazio Aperto, Speciale TG, quindi poi in Pineta Oggi Report. E poi l'altra televisione All News Antimafia, molto nota anche a livello internazionale, la Teleiato, diretta da Pino Maniacci. Andiamo avanti, abbiamo poi la collaborazione con Pandora TV, potete vedere un video che richiama un po' le immagini da tutto il pianeta, un video che la dice lunga su quanto sta accadendo in questo pianeta sempre più martoriato. Poi ci sarà, a seguire a taglio medio della homepage, il punto a cura di Giulietto Chiesa. Le chiavi del mistero della ustica ucraina sono saldamente nelle mani del governo di Kiev, che potrà decidere se tenerle per sé. I risultati delle indagini sui resti del Boeing della Malaysia Airlines abbattuto il 17 luglio sul quadrante sudorientale dello spazio aereo ucraino sono segreti e potranno rimanere tali a discrezione di alcuni paesi interessati, tra cui la stessa Ucraina. La clamorosa rivelazione è rimasta sotto traccia per diverse settimane, nonostante ne avessero già parlato diverse insospettabili fonti ucraine, tra cui l'agenzia Interfax Ucraina e l'agenzia filogovernativa Unian. I grandi media occidentali non l'hanno ripresa. E qui c'è appunto il commento di Giulietto Chiesa. A seguire un'intervista esclusiva curata dal noto giornalista, noto a livello mondiale, Jaime Maussan, noto per la sua serietà anche nel trattare questi argomenti. Mi riferisco subito alla ufologia, ai crop circle, questi cerchi, questi pittogrammi perfetti che si notano un po' in tutto il mondo nei campi di grano. E in questo video ci sarà un'intervista esclusiva a Giorgio Bongiovanni, che come sapete lui ha anche un'esperienza particolare, un'esperienza appunto di tipo spirituale, si occupa di questi fenomeni legati al mondo dell'ufologia, oltre che essere impegnato in maniera molto seria sul sociale con la testata giornalistica antimafia2000.com. Dunque, in coda, cioè alla fine dell'home page, abbiamo il nostro settimanale di Sales Web Network, no, scusate, una trasmissione speciale che si chiama Ecomondo 2000, che è stata trasmessa in diretta circa 2 settimane fa, dove si è parlato del contratto di fiume e la tutela dei corsi d'acqua. Infine, c'è rimasto ancora uno spazio e c'è ancora presente il settimanale appunto nostro, Spazio Aperto, condotto
da Bari, da Antonello Entrano e Ugo Lombardi, con la partecipazione del sottoscritto per le ultime notizie della giornata. Alla regia centrale c'è sempre Rosario Moreno che coordina il tutto. E proprio in chiusura quindi di Ecomondo 2000 vi do appuntamento a questo punto a mercoledì alle 18:30 con un altro settimanale spazio aperto con nuovi ospiti in collegamento via Skype che verranno intervistati da Antonella Entrano e Ugo Lombardi. Ci sarò il sottoscritto, ma questa volta arriverò, anche, anzi, colgo l'occasione per annunciarlo fin da adesso, arriverò leggermente in ritardo e comunque ci sarà sempre alla fine il resoconto delle notizie top della giornata. È veramente tutto, sono le 11:12, visto che rimane ancora un minuto di tempo e non ci sono notizie importanti che stanno arrivando, allora vorrei in diretta salutare questa mattina Rosario Moreno, che come ho annunciato poco fa, lui è sempre alla regia centrale a Treviso. Ciao Rosario, buongiorno, come stiamo? Ciao Massimo, buona giornata a te, buona giornata a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Allora, Bene. notizie molto interessanti hai dato oggi, ragazzo, soprattutto diciamo, le anteprime sul sito pianetaoggitv.net. Come al solito sei sempre molto preparato, soprattutto nel campo ufologico, che è la cosa che mi interessa molto, lo sai benissimo questa. Sì, infatti ti dirò, fin da piccolo avevo questa curiosità in questo settore perché si sentivano ogni tanto, specialmente verso la fine degli anni 70, nel 78, 79, si sentiva molto spesso parlare di avvistamenti, però poi le notizie non avevano nessun proseguo, cioè non è possibile, cosa c'è dentro questi UFO, insomma, cioè, mancavano altri pezzi sulla notizia, ecco, per completare un po' il discorso, e quindi rimanevo sempre un po' a bocca asciutta. E Certamente. quindi, con l'andare del tempo, poi ho preso io l'argomento in mano, ho detto voglio capire un attimo, vediamo che documenti ci sono in merito a questo argomento e se c'è qualcosa di interessante, come ho avuto modo poi di constatare, allora lo diciamo ai telespettatori e ai radioascoltatori, perché qui abbiamo radio e televisione. Sì, ma la cosa che mi piacerebbe rifare è qualche puntata dei nostri speciali di Ecomondo 2000 il giovedì sera. Quando ti organizzerai, avrai tempo, insomma, mi farebbe piacere approfondire questo discorso sull'ufologia. Già abbiamo avuto personaggi come Pinotti, come Caria, in trasmissione, e continuare su questo filone, no? Cioè, giusto? Esattamente, infatti io cerco di fare una selezione perché ci sono tanti che parlano di ufologia. Bisogna un attimino selezionare i personaggi e capire quelli che effettivamente ti portano il dato di fatto. Non voglio fare delle trasmissioni, come si può dire, sciocche, assurde, come ho visto anche in altri media da miei colleghi che una volta hanno voluto imitare un crop circle, cioè far vedere che si riesce a farlo manualmente anche noi e poi alla fine è venuto fuori una cosa veramente bruttissima, cioè Comunque. una vergogna proprio. Allora ecco, voglio un attimo anche selezionare, cioè portare all'attenzione di Sites Web Network, Pianeta Oggi TV e quindi ai nostri ascoltatori e telespettatori le persone che hanno in mano dei dati che la dicono lunga insomma su questo. Tanto per fare un esempio, c'è stato un incontro nel 98 con dei nostri giornalisti delle Marche, tra cui c'era anche Giorgio Bongiovanni, che come dicevo prima lui si occupa anche di questo argomento, un incontro con dei generali ad alto livello militare su una base militare in Russia e loro erano propensi di parlare, di cercare insomma di far emergere un po' questo discorso e gli hanno dato anche dei documenti, dei video, quindi cioè, non, erano persone cioè, preparate queste, persone insomma, che sanno quello che fanno, non è un qualsiasi persona che non conosci bene, insomma, ecco. Quindi c'è stato anche il video di questo incontro, quindi non è la notizia riportata e basta, e devi crederci, c'è stato anche il video, l'audio, quindi hai potuto sentire tutto il colloquio, vedere le facce, nome, cognome, eccetera. Ecco, questi sono come dire, gli elementi che mi interessano far vedere alla gente o far ascoltare.
elementi concreti, ecco, su questo. Quindi sì, Rosario, appena c'è la possibilità, proprio dedicare alcuni giovedì sera con qualche diretta, magari anche non qui da Pianeta Oggi TV, ma magari in qualche altra sede, magari raggiungo io qualche personaggio, magari in qualche associazione dove in quel momento è ospite, eccetera. Mi viene in mente ad esempio il Sicomora Pordenone, che loro abbracciano questi argomenti da tempo, e da lì proprio realizzare una diretta benissimo, con la possibilità anche di far interagire i nostri ascoltatori tramite la chat. E quindi sì, questa potrebbe essere un'idea molto molto valida, volentieri. Benissimo. Allora, caro Massimo, scusami, mi è arrivato un attimo il ritorno. Allora promettiamo ai nostri web radio ascoltatori e web TV ascoltatori che quanto prima, qualche giovedì, sarà dedicato all'approfondimento del mondo ufologico, anche non tralasciando gli altri, che sono gli altri, i nostri grandi diciamo temi, che sono sempre attuali, come il contratto di fiume e altro ancora, vero? Certissimo, infatti noi come Pianeta Oggi Report siamo aperti a tutti gli argomenti, che va dal sociale, quindi a questi argomenti più particolari di ufologia, altre cose ancora, tutela dell'ambiente, le energie alternative, ecco, noi cerchiamo praticamente di dare spazio a tutte quelle persone che vogliono lavorare per la difesa e per la tutela di questo pianeta, che è veramente martoriato, cioè ci sono morti tutti i giorni, situazioni veramente drammatiche, le guerre. Adesso c'è una situazione lì in Ucraina che potrebbe minacciare addirittura a una terza guerra mondiale, ne ha parlato anche il Papa, di questo non sono solo io che lo dico. Quindi insomma, cerchiamo di rimanere con le antenne alte, e vorrei dare così un elemento, un metro ai nostri ascoltatori, no? State attenti quando tutti i telegiornali iniziano a parlare sempre di uno stesso argomento e tralasciano un altro, perché vuol dire che si sta nascondendo delle notizie che sono importanti, ecco. Quindi magari cercate di sintonizzarvi su quelle testate più, come dire, indipendenti, come possono essere queste, oppure pandoratv.it, per fare un altro esempio, antimafia2000.com, eccetera, che allora lì avete le notizie più vere, ecco. Ecco, questo è un metro, così, uno strumento di misura che vi voglio dare. Quando vedete tutti, lo ripeto, quando vedete tutti quanti i telegiornali, delle TV nazionali, radio nazionali, che dicono sempre le stesse cose in primo piano, fate attenzione, perché molto probabilmente stanno nascondendo altre notizie che sono più importanti ancora. Bene, sono le 11.19, se non ci sono altre domande, Rosario, ti darei la linea, e così ci ascoltiamo un po' di musica insieme a Science Web Network. Perfetto, allora, termina qui Ecomondo 2000 di oggi. Oggi faccio la chiusura, caro Massimo. Benissimo, ecco, a te la chiusura del notiziario di questa domenica. Il nostro grande Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, insomma, ci ha deliziato di queste notizie giornaliere, di questa domenica mattina 14 settembre 2014. Grazie Massimo, un saluto a tutti quanti ci hanno ascoltato, e poi vi do appuntamento con le repliche sia sulla web radio che la web TV.